Libri.tv, Riccardo Cristiano. Matteo Dodaro, questo che strumento è? Una cornamusa? Questa è una zampogna. Zampogna, ok, vabbè, ho fatto confusione, tu sei quello esperto. Spiegami, è uno strumento tradizionale fatto ovviamente a mano? A mano, artigianalmente, seguendo diciamo, le tecniche costruttive che sono tramandate in maniera generazionale da padre in figlio, le misure antiche. In taluni casi inizi 900 fino 800 per poi magari riportarle con strumentazioni nuove come ad esempio il tornio elettrico, strumentazioni nuove e poi soprattutto riuscire a riportare il suono caratteristico di questi strumenti che ad esempio questo qua in preciso è la zampogna a chiave lucana. E poi col costruttore Vincenzo Di Sanzo spiegheremo tutto quanto, diciamo, cosa concerne nella costruzione e nella costruzione delle ance, che saranno queste lamelle qua. Mm-hmm. Queste qua si chiamano ance. Senza di esse sarebbe legno e basta. Okay. Questa, invece la struttura Questa è otre, queste funge da sacca. Diciamo da sacca dove il suonatore tramite l'insufflatore, che è questo qua, immette l'aria e questa funge essenzialmente da sacca d'aria, da riserva d'aria. Ciò che fa il suono della zampogna è queste quattro canne che vengono innestate all'interno del ceppo e danno, diciamo, un suono tondo e non unico, perché da sola è un suono unico, ma assieme forma un'armonia di suoni, vibrazioni e melodie che in nessun altro strumento. Quindi singolarmente è come se fossero degli strumenti singoli, insieme fosse un organo tipo un otto. Insieme bisogna immaginare come quattro persone che cantano, però una persona che canta sola è un canto unico, ma quattro persone che cantano assieme formano una polifonia. Senti, com'è nata questa passione per questo tipo di strumento che è la zampogna tradizionale, essendo tu un ragazzo, l'hai visto, l'hai sentito suonare oppure così, di punto in bianco hai scelto di seguire la tradizione? Allora, io abito a Cosenza, quindi Cosenza è sede, diciamo, da parecchi anni degli zampognieri che scendono nei periodi di novena. Da Laino Borgo, infatti questa viene proprio da Laino Borgo, sono andato a ricercare quel suono tipico che da piccolo mi ha, diciamo, incantato e mi ha fatto rimanere così, con gli occhi verso questi suonatori, questi anziani suonatori che venivano dalle montagne di Laino Borgo e venivano a suonare, a portare le novene a casa dei, diciamo, degli abitanti di Cosenza e dell'Interland. Quindi da lì presi, diciamo, la passione per riprodurre questo suono, questo magnifico suono che proveniva da paesi lontani e da luoghi a me sconosciuti fino a pochi anni fa. Certo. Matteo, senti, a questo punto io intervisterei Vincenzo, che tu ci stavi spiegando. Ora Vincenzo si sta avvicinando. Sta accordando perché Sei palmi. Ci spiega lui o ci spieghi tu perché si chiama Sei Palmi? Allora lui è il costruttore, quindi in diretta adesso chiederemo direttamente al costruttore, perché poi è strano sentire che una persona così giovane è un costruttore di zampogne o di strumenti tradizionali. Ci spieghi che cosa si intende per costruttore, cosa hai fatto per costruire uno strumento del genere? Vabbè, io ho iniziato semplicemente guardando gli altri strumenti antichi, ecco. Ho visto come erano fatti, ho iniziato a ricostruirli, ecco. Però ci vuole, cioè, non sono i Lego, cioè, non è qualcosa che puoi assemblare facilmente. Cioè, poi comunque devi trovare, penso, un'acustica, un'armonia. Poi quello si fa col tempo, nel senso con l'esperienza, sempre cercando di trovare il suono dagli strumenti antichi e cercare di riprodurlo, sempre alla ricerca di questo suono arcaico, diciamo, questo suono che
che ti può trasmettere le emozioni che trasmettono questi strumenti, ecco. Voi venite dal conservatorio, giusto? Mi pare di aver letto che comunque attraverso lo studio in conservatorio dell'Unico l'avete ampliato, diciamo, lui. Esatto. Ah, tu all'Unico, a lui invece il conservatorio potenza. Benissimo. Quindi comunque hai sperimentato anche altri strumenti meno tradizionali di questo. Sì, io studio pianoforte al conservatorio. Diciamo che il mio approccio alla musica parte da lì. Poi, anche venendo da un grande scetticismo per questi strumenti, da un certo punto di vista, avendo conosciuto quali sono in realtà questi strumenti, cosa c'è dietro questi strumenti, perché si confonde molto la cosa tra musica popolare e musica folcloristica, cioè, c'è una grande distinzione, ma veramente grandissima. Cioè, la musica folcloristica uscì intorno agli anni 40-50, quando le tradizioni ormai stavano iniziando a scomparire. Cioè, alcune persone, anche nel senso non volendolo fare, però è stato quello che poi hanno fatto inconsciamente, hanno ripreso le tradizioni nel senso gli usi e i costumi della tradizione popolare e l'hanno portata in palcoscenico. Okay. Questa è stata una delle cose più terribili che si è potuto fare, perché così si sono praticamente annientate proprio di tronco tutte le tradizioni, le belle tradizioni che c'erano, tutti quello che c'era dietro le tradizioni più che altro, perché sì, il gesto è una cosa, però quello che deriva dal gesto è che manca tutto, okay. È che quello che dà il senso poi al gesto stesso. Però, ripeto, questi strumenti che noi vediamo e sono strumenti particolari, vederli suonare da ragazzi giovani, non dico che fa ben sperare, però è strano, perché uno pensa, un ragazzo giovane suonerà la chitarra, suonerà il basso, suonerà la batteria, suonerà uno strumento magari contemporaneo. Voi invece avete scelto degli strumenti che si possono costruire, addirittura tu li costruisci, e quindi porti avanti una tradizione che comunque in posti come la Calabria lasciano speranza per il futuro. Beh sì, ma comunque il nostro approccio non è nel senso unico, cioè non siamo gli unici ragazzi, fortunatamente, anche grazie, cioè poi diciamo tra i ragazzi c'è anche una cosa di passaparola, no? Inizia uno, l'altro si appassiona, l'amico parla all'amico e così diciamo parte diciamo la cosa, ecco. Fortunatamente è una cosa che si sta riprendendo molto sul Pollino, ecco, diciamo noi abbiamo ripreso, però nel senso c'è anche molta altra gente che sta riprendendo, proprio di ragazzi anche proprio giovani, cioè 10-11 anni che si appassionano, anche più piccoli, addirittura veramente piccolissimi che vogliono imparare questi strumenti. Ecco. Cominciano a suonare il tamburello, per esempio. Ecco. A questo punto io saluterei tutti gli amici di Liberi TV, ma in generale le persone che vi ascoltano, con un piccolo, non so, pezzettino. Voi due insieme, lo fate insieme, vero? Sì. Ecco, dai, guardando verso, diciamo, la telecamera, ok? Adesso ascolterete un'anteprima di quello che vedrete questa sera, ma soprattutto ascolterete un'anteprima di quello che è la bravura di Matteo Dodaro e Vincenzo Di Sanzo. Dicevamo prima che comunque siamo nel castello di Cleto, non l'abbiamo detto, ringraziamo la Proloco di Cleto, ovviamente ringraziamo il direttore artistico Viviano Andreotti che è qui e ci ha rilasciato prima l'intervista, poi la vedrete, e ovviamente l'amministrazione comunale di Cleto nella persona del sindaco Giuseppe Longo. Adesso siamo pronti. Guardate da quella parte, io guarderò da quella parte e buona musica!